In collaborazione con Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val di Fiemme, Val Sugana, Ponte di Legno, Tonale, Funivie Folgarida e Marilleva. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata al turismo e allo sport. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi e estivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito Sportdoor.tv, ora anche con i vostri digital device, telefonino e personal computer, con l'applicazione Sportdoor.tv anche sulle smart TV di ultima generazione. In questa puntata parliamo di triathlon, la bellissima triplice disciplina nuoto, ciclismo e corsa. Siamo qui sul lago di Caldaro in Alto Adige per la 31esima edizione di questo triathlon importante, gara d'inizio di stagione, una gara con condizioni meteo molto difficili. Come vedete, nel mese di maggio, il mese di aprile era inverno rispetto a un febbraio e marzo che era veramente estivo, ma qui ci sono tanti iscritti, tanti sponsor importanti. Iniziamo subito quindi la presentazione di questa 31esima edizione del triathlon del lago di Caldaro con il marketing manager Kurt Arratter, presidente della Curtes Even, una società importante nel mondo dello sport. Kurt Arratter, il presidente della Curtes Event, una società importante nel mondo dello sport che organizza tanti eventi, l'Epic Ski Tour, l'In City Golf a Trento e in altre città europee, ma soprattutto il marketing manager di questa 31esima edizione del triathlon di Caldaro, una location bellissima, questo del lago di Caldaro, un evento importante, 31esima edizione, una grande soddisfazione di questo evento che è una pietra miliare nella triplice disciplina del triathlon con nuoto, ciclismo e corsa. Sì, e per fortuna abbiamo anche fino adesso fortuna col tempo, speriamo che tenga, tanti iscritti, logicamente bella location, qui siamo come detto a Caldaro nell'Alto Adige. Ecco, soprattutto il lago di Caldaro è una località bellissima, un lago apprezzato dai tanti sudtirolesi, dai tanti italiani che vengono qui in vacanza e soprattutto dalla tanta gente di origine tedesca, germana e austriaca. Ma qual è la peculiarità di questo lago di Caldaro, di questa zona? Ma allora, il lago di Caldaro è il lago più caldo e più bello che abbiamo logicamente qui nelle zone, a 3 metri di profondità massima, perciò già subito a maggio di solito abbiamo 20-21 gradi di temperatura e abbiamo tanta gente che fa già il bagno. Quest'anno presenti ben 500 atleti provenienti da 11 nazioni che si sono sfidati sullo sfondo spettacolare del lago di Caldaro. La gara si svolge lungo i 1500 metri di nuoto, 40 km di bicicletta e 10 km di corsa. La pratica costante anche di una sola di queste tre discipline richiede persistenza e forza di volontà da parte di sportivi ambiziosi. Il triathlon merita il massimo rispetto. È chiaro che ogni partecipante è già vincitore, infatti numerosi sono, oltre agli atleti professionisti, anche i tanti innamorati dello sforzo e della fatica. Werner Mayer è il presidente del comitato organizzatore, tanti bei partner, tanti sponsor, ma quanto è importante il volontariato, quanto è importante organizzare questo triathlon che è giunto alla sua 31esima edizione, 1989 la prima, un grande successo, essere poi iniziare ma soprattutto continuare, e questa è la vostra forza.
Sì, io penso alla nostra forza sicura sono i volontari, perché se si pensa solo 230 volontari della KSV Sportverein di Galdaro, e quelli sono tanti, più le forze ordinate come carabinieri, finanza, con l'elicottero, la polizia, sono tante gente che aiutano, e ognuno di quelli è importante, perché siamo, è come una catena, se manca qualcosa la manifestazione non va. E soprattutto siete ben 17 società, un'unica società con 17 anime, lei è il presidente del triathlon, quindi una società importante, perché qui Lago di Caldaro si fa tanto sport, tanti sport nautici, tanti sport acquatici, ma soprattutto abbinati all'outdoor, alla bicicletta, quindi siete una location veramente unica nel paradiso turistico dell'Alto Adige. Sì, noi abbiamo tanti sport, guarda, qua a Galdaro si fa tanto windsurf anche, come il mio capo Maran Klaus, si è fatto anche le Olimpiadi a Los Angeles, ha vinto 3 volte i mondiali, e anche sono i bocci del windsurfing, sono veramente bravi, ma anche degli altri sport come tennis, società tennis, Seppi Andreas che conoscono tutti, o anche il nuoto, la Fitz Natalisi, abbiamo veramente atleti bravi qua, anche in futuro penso io come triathlon di Galdaro abbiamo la Göller Lena, la Rai Firis, Trevo Josef e Streiter Manuel, io penso fra un po' anche il triathlon di Galdaro entro nei primi 10. Nel numero dei primi 10 triathlon in Italia è un successo importante, siamo a pochi chilometri da Bolzano, a pochi chilometri da Trento, vicino all'Austria, vicino alla Germania, siete una località turistica importante. Sì, quello è importante, Galdaro, penso come turismo va benissimo, perché da noi è un posto del vino, abbiamo la strada del vino, quasi ognuno di abitanti qua ha un terreno piccolo dove si fa il vino, vende il vino e si mangia bene anche roba tirolese, io penso quello per Galdaro è un posto per quello vengono qua i turisti. E soprattutto abbinate le vacanze attive, le vacanze outdoor, anche con l'enogastronomia, con un buon prodotti tipici su tirolesi e un buon vino, qui avete dei vini veramente di ottima degustazione. Sì, anche qua tante gente che vengono qua per allenare, qua, come per esempio sabato prossimo viene dall'USV, quelli della Nordica Combinata, e fanno una settimana qua di allenamento, ma anche Jan Frodeno, Patrick Lange come l'anno scorso si è allenato qua a Galdaro, la temperatura dell'acqua in quel periodo è sempre caldo e si sta bene. Grande soddisfazione per tutti i membri del comitato organizzatore di questo tradizionale evento che è uno dei più importanti d'Italia. Un sentito applauso e ringraziamento quindi va a tutto il comitato organizzatore, oltre 200 volontari che hanno voglia e contribuiscono a far conoscere il loro paese, il Lago di Caldaro e l'Alto Adige a livello nazionale, internazionale, nel mondo dello sport. Inoltre il clima mite dell'Alto Adige e del Lago di Caldaro offre ottime condizioni per questa competizione con una gara di nuoto con l'acqua molto calda grazie al livello basso del lago, solo 3 metri, e poi un paesaggio intorno per il percorso della gara di ciclismo e di corsa in un miscuglio di vigneti, meri e vegetazione mediterranea che rimborsa l'atleta dopo una competizione così dura e faticosa. Dottor De Marco, Fiamme 3000 partner di questa 31esima edizione del Triathlon di Caldaro, un grande evento anche per voi come azienda trentina all'avanguardia nel vostro campo della produzione di pavimenti in legno e nello sport. Sì, noi crediamo molto in iniziative come queste, e in particolar modo perché noi spingiamo molto sulla questione della salubrità, la salute all'interno degli edifici, e quindi le persone che decidono di fare dell'attività fisica sicuramente sono molto sensibili a questo argomento. Un argomento importante, poi il triathlon è veramente una disciplina spettacolare, 3 discipline in un'unica gara, nuoto, ciclismo e corsa, veramente uno sport completo che richiama tutta la corporazione, quindi è uno sport ideale per la vostra azienda promuoversi attraverso questo evento. Sì, questo sicuramente, il triathlon è uno sport molto emozionante e tra l'altro anche noi in azienda siamo molto sportivi e i nostri dipendenti collaboratori anche svolgono queste discipline, non il triathlon in totale, ma ognuno svolge una di queste 3 discipline, siamo molto sportivi. Molto sportivi, siete della Val di Fiemme, che è la valle viva, che è una valle verde per natura, tour de ski, marcia longa e lo sci alpino, sci alpinismo, insomma siamo in una valle viva con la marcia longa Sacchi, marcia longa Lani, e non solo, voi fate pavimenti in legno biocompatibili, cosa vuol dire?
Biocompatibile significa completamente compatibile con la vita, quindi un pavimento in legno che è privo di sostanze nocive come vernice e colle, ma noi nutriamo il legno con le stesse sostanze che l'albero utilizzava per proteggersi, quindi natura intatta che porti in casa. E voi di alberi ve ne intendete? In Val di Fiemme 6 milioni di alberi, veniva un certo Stradivari a prendere il legno per i suoi violini, veniva la Re Serenissima per fare le sue barche, la Repubblica di Venezia, e voi adesso promuovete questo legno che è importante per il vostro territorio e per la vostra economia. Certo, noi abbiamo pensato di utilizzare il legno in una maniera diversa, non violini e non barche, ma pavimenti in legno, stiamo esportando in tutto il mondo e siamo molto fieri di portare anche il nome di Fiemme, la nostra valle, in giro per il mondo. Trentunesima edizione del triathlon del lago di Caldaro, il triathlon è la triplice disciplina, in un'unica gara ci sono tre specialità, nuoto, ciclismo e corsa, puntate di sport, tutta dedicata a questo importante evento qui dall'Alto Adige. Ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando perché lo spettacolo del triathlon del lago di Caldaro ritorna nella seconda parte di sport.tv, a tra poco. Adige, fatti di sport. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. La bellezza ti circonda e l'energia si libera. Cammina e pedala sui sentieri piemontesi. Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano. In collaborazione con Val di Fiemme, Val Sugana, Ponte di Legno, Tonale, Funivie Folgarida e Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena. In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Funivie Folgarida e Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val di Fiemme, Val Sugana. Amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di sport.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport, puntata questa dedicata al triathlon, 31esima edizione del triathlon del lago di Caldaro in Alto Adige. Nella prima parte abbiamo visto la gara di nuoto, abbiamo sentito i commenti di inizio gara degli organizzatori, ora arriva la parte più difficile, ciclismo e corsa, con l'arrivo qui nella bellissima Caldaro. We'll be right back.
condizioni meteo difficili in questa 31esima edizione del triathlon del lago di Caldaro, condizioni che sembravano dare un uragano, una tempesta, invece è uscito il sole mista a pioggia. Al termine dei 40 km di bicicletta, quattro azzurri al comando: Facchinetti, Pesavento, Secchiero, vincitore della scorsa edizione, e Sarzilla, seguiti da due donne, due ungheresi, la Fuchs e la Cebok. Si preannuncia la gara di corsa, gli ultimi 10 km, veramente decisiva per l'assegnazione della vittoria a questo triathlon importante, che è uno dei più belli d'Italia. Quando mi ha fatto l'intervista prima ho parlato che il sole ci bacerà per tutta la manifestazione, e tre minuti dopo è venuta un po' di acqua, poi adesso stiamo facendo l'intervista di nuovo con il sole. No, perfetto. 11 nazioni in partenza questo grande triathlon di Caldaro, vediamo che viene sempre apprezzato di più, perché tutte queste nazioni che ci sono vuol dire che siamo conosciuti ormai veramente al mondo internazionale. Dottor La Sala, per la decima volta Interon si lega a questo triathlon, a questo evento importante, un legame duraturo, un legame che sicuramente porta dei grandi ritorni per la vostra azienda e per lo sport. Sì, è proprio così, da 10 anni, ben 10 anni, accompagniamo questo sport, un po' il sogno di molti, no? Perché un triatleta che insomma, fa questi tre sport molto impegnativi a questi livelli, tra l'altro in un bel luogo così, è sempre ammirevole, no? Poi diciamo che c'è un ritorno, sì, però diciamo c'è più un affiancamento nostro in, a sport che sono veramente a contatto con l'uomo e con la natura, e questo è uno di questi. Noi con i nostri prodotti cerchiamo di creare benessere nell'abitazione, no? E quindi ci vediamo molte affinità, e c'è un ambiente molto piacevole, lontano da robot, di automazioni, e quindi sì, lo accompagniamo, penso saremo presenti anche nei prossimi anni. Interom è un'azienda internazionale, voi siete la responsabile del mercato italiano, quanto è importante il settore degli infissi e delle finestre al giorno d'oggi? Sì, noi siamo, rappresento in Italia un gruppo austriaco che tra l'altro è presente in 21 stati, siamo veramente molto presenti in tutta Europa, e il gruppo è molto importante e molto attento al risparmio energetico, no? Noi offriamo prodotti e servizi molto performanti, questo è fondamentale per noi. E quindi sì, siamo qui per ribadire la nostra vicinanza a quello che tutto ciò che è benessere, e lo sport è benessere. Luca Facchinetti di Ravenna, una grande vittoria questo triathlon di Caldaro, una bella gara, sempre al comando. Sì, sono molto soddisfatto di oggi, soprattutto delle sensazioni avute in gara. Stavo bene sin dal nuoto, è stato complicato perché le boe erano lontane, in più dal secondo giro un gruppo di amatori aveva sbagliato traiettoria, ci siamo scontrati, è stato complicato. Abbiamo provato ad andare via in tre il primo giro, solo che dietro c'erano delle buone ruote come Alessandro De Gasperi, reduce dai mondiali di lungo di settimana scorsa, e quindi dopo siamo andati via in sette abbastanza regolari, e poi ce la siamo giocati a piedi, eravamo in quattro, ho provato ad allungare diverse volte ma all'inizio non riuscivo a fare differenza, poi la fatica ha iniziato a farsi sentire, io continuavo
a stare bene e alla fine piano piano sono riuscito a prendermi il margine per riuscire a vincere. Quindi la gara decisiva, la parte decisiva, la corsa, eravate in quattro al cambio bici corsa e poi sei riuscito a staccare gli altri anche se di poco, però una bella vittoria, complimenti. Sì, grazie, no, fino a metà gara della corsa ce la siamo giocata, non sapevo come stavano gli altri, sicuramente questa è sempre una gara molto dura, l'ultimo giro di corsa è decisivo qua perché le energie sono a lumicino per tutti. Io oggi stavo bene fino in fondo e sono riuscito a fare la differenza che serviva. Grande vittoria, ora parliamo dell'organizzazione del Triathlon di Cardaro, 31esima edizione, uno dei più bei triathlon d'Italia. Sì, sicuramente, è una classica del triathlon italiano. Ci sono poche gare come questa e è sempre bello quando si può venire, adesso dipende sempre dal calendario internazionale cosa impone, quello ha sempre la precedenza, però quando posso ci vengo sempre volentieri qua. Complimenti. Grazie. Claudia, great competition here in Caldaro. Thank you so much. It was a really good race and nice weather. The swim was a bit cold, but after the bike was a really hard course, but I like it. And the run, I'm feeling really good. And I think that my run was okay. And thank you for the great organizer. And grazie mille. Andrea Secchiero di Milano, due vittorie nel triathlon qui a Caldaro 2017-2018, quest'anno Andrea non vale la regola, non c'è due senza tre, un secondo posto che ti pesa, però eravate tutti insieme alla fine della bici, poi nella corsa che è la tua arma vincente, l'anno scorso hai vinto di due secondi, quest'anno invece Facchinetti ha avuto la meglio. Sì, guarda, ti dico, l'anno scorso ho vinto e anche due anni fa ho vinto facendo una bella volata perché diciamo il mio forte. Sicuramente Facchinetti, che mi conosce molto bene, non mi voleva portare in volata, sicuramente è stato un po' più incisivo, un po' più cattivo nell'ultima metà dell'ultimo giro e comunque fin dalle prime bracciate eravamo sempre lì, io, lui e Sarzilla, poi dopo un giro c'era entrato il gruppetto dietro e abbiamo formato un gruppetto di 7 atleti che siamo arrivati in zona cambio tutti insieme e poi nella corsa ci siamo giocati fino alla fine io e Facchinetti e poi nel penultimo giro si sono staccati Sarzilla e Pesavento che sono rimasti anche loro agganciati a noi. Ti dico, il secondo posto oggi è un risultato che mi soddisfa perché comunque è sempre una gara dura, difficile, il parterre qua di atleti italiani e di atleti anche stranieri è sempre di alto livello e la gara tecnicamente è molto bella ma è anche molto dura e per fortuna è venuto fuori il sole e non abbiamo preso la pioggia durante la bicicletta e che dire, sono contentissimo, ringrazio il gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che mi permette ancora di fare il triatleta professionista e che dire, magari l'anno prossimo nel 2020 venire qua e provare a rivincere sicuramente. Una bella gara, una grande organizzazione, uno dei triathlon più belli d'Italia. Sì, guarda, questa qua penso che sia la sesta volta che partecipo a questo triathlon, l'organizzatore con me è sempre molto gentile e sono contento di ogni anno di venire qui e di onorare questa bellissima gara e penso che questa insieme anche alla gara di Bardolino siano le due gare più belle d'Italia. Oltre 500 iscritti a questo triathlon di Caldaro, tanti atleti professionisti ma anche tanti amatori e tanti VIP che amano lo sport di fatica. Alla fine di questa bellissima gara abbiamo raccolto l'intervista di Rainer Senore, il presidente del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di sci alpino della Val Gardena. È sempre più dura, ogni anno che passa è sempre più dura, o invecchiamo o ci alleniamo troppo poco, non lo so. Ecco, però dopo una bel boccale di birra si va meglio, no? Sì, si va meglio. E comunque è bello qua correre, è bello qua soprattutto la bici. E il nuoto è un po' più duro per noi montanari, ma ce la facciamo anche lo stesso, perciò ce l'abbiamo fatta anche quest'anno
complimenti agli organizzatori, complimenti a tutti e bravi a chi ha vinto e a tutti quelli che hanno partecipato. Direi che il più bravo è chi partecipa, perché a una certa età avere voglia di far fatica, di sudare, fare uno sforzo di oltre 3 ore è veramente sagace, è veramente una perspicacia, una forza dentro. È difficile, passati una certa età, avere voglia di far fatica, e voi ce l'avete, complimenti. Sì, ce l'abbiamo, perché diciamo che tutto l'anno lavoriamo, però ci vuole ogni tanto anche un po' di sfogo, un po' di svago, e questa è noi che veniamo dallo sport, e soprattutto per essere pronti quando in altri campi ci vuole veramente la tenacia, e perciò facciamo questo, ma soprattutto per divertirci con gli amici. Salice, fatti di sport. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. La bellezza ti circonda e l'energia si libera. Cammina e pedala sui sentieri piemontesi. Le montagne, i laghi e le colline del Piemonte ti aspettano. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. In collaborazione con Valsugana, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Funivie Folgarida e Marilleva, Val di Fiemme, Ponte di Legno, Tonale.